Ciao a tutti e benvenuti in un altro nuovo episodio, dove ci siamo lasciati nello scorso episodio. Infatti, probabilmente dobbiamo capire se il frutto di noi c'è o non c'è. Lo zombaccio, sì, c'è. L'abbiamo lasciato chiuso fuori dalla porta. È uno zombie cattivo lui. Qui, alla fine, mettere questi blocchetti sembrerebbe che abbia funzionato, che almeno non ce li siamo trovati dentro, che è cosa buona e giusta. Qui non mi ricordo se poi l'avevano riparato. Sì, mi sembra di sì, perché non vedo grossi danneggiamenti. La scaletta qua era molto compromessa. Anche questa l'hanno quasi scassata. Adesso facciamo un attimo una sistematina della base, visto che è notte e che abbiamo subito un paio di attacchi. Come sempre ringrazio tutti per esservi iscritti, lasciare mi piace, quant'altro, visto che siete veramente in tantissimi. Grazie di cuore. Oggi non vi scasserò le balle. Ok, qua hanno provato a sfondare un po' la parte superiore. Per curiosità, vediamo se gli spuntoni sul tetto. No, l'hanno scassato gli spuntoni sul tetto. Un paio di spuntoni sono scassati. Adesso questo lo ripariamo. Quello rimarrà così perché a quanto pare non riusciamo a ripararlo senza ammazzarci, che tanto più ci siamo mezzi uccisi per ripararlo. Raccogliamo le bottigliette d'acqua, vediamo quale piantine se sono cresciute. No, vedete, c'è ancora scritto in crescita, quindi vuol dire che ce n'hanno ancora per qualche giorno. Vabbè, va bene lo stesso, non è un problema, tanto. Tanto non abbiamo fretta. Dovevamo piantare ancora un funghetto, visto che l'avevamo trovato. Mettiamo qua. Non ci possiamo più passare, ma non è un grosso problema. Lasciamo tutta sta roba. Piume le avevamo messe qui, forse. Mettiamo a bollire l'acqua. Questa la prendiamo. Prendiamo ormai i nostri ingredienti chiave per la super acqua. Ok. Sbocciamo con l'acqua minerale. Il problema è che abbiamo poca vita. Abbiamo poca vita. Anche per colpa mia che mi sono mezzo infilzato, però questi sono dettagli. Facciamo qualche altra pietre. No, sassi, no. Prendiamo l'argilla. Pietra, ecco, ce ne abbiamo di pietre 200, ce ne facciamo 200, così ne risistemiamo un po', tanto 62 pietre ci bastano e avanzano. Visto che dobbiamo aspettare, magari ci mettiamo a tagliare un po' di legno, visto che comunque
Ne abbiamo urlato un bel po'. Rileviamo anche sti alberoni da davanti che ostruiscono particolarmente la visuale. Ecco la buona e giusta a batterne. Gli ecologisti non saranno d'accordo, ma facciamo addirittura in mezzo, così magari ne riusciamo a prendere due. Guardate qui, 1200 sono potenza massima. Prendiamo un bel po' di legna, così poi facciamo spuntoni come se non ci fossero domani, che tanto tra poco, ridendo e scherzando, 3 giorni e c'è la prossima luna rossa, quindi dobbiamo prepararci. Anzi, andiamo di già a fare 9. Ok, che tanto gli spuntoni li utilizzeremo sempre, saranno fondamentali, quindi anche se ne abbiamo un po' di più, male non fa assolutamente. Qui abbiamo 2 querce e 4 di questi, che se riusciamo a ripiantarli con la stessa configurazione, ben venga, perché almeno evitiamo di ostruire altra visuale. Ok. Piantate, potremmo dare un'occhiata a questo edificio, che in effetti questo mi sa che non l'abbiamo sistemato, ma porca pazza. Corriamo, corriamo, corriamo in casa, che è arrivata l'urlatrice. Via la scaletta, facciamoli venire qua e cerchiamo di uccidere l'urlatrice prima che ne arrivino troppi. Niente, avevamo appena finito di riparare la struttura. Muori. No, è caduta di sotto, porca pupazza. Ditemi che è morta. Sa di no. Ah, ma sono due. Mamma mia, qua la vedo molto grigia, signore e signori. La vedo molto dura. Una forse è morta, ma l'altra è ancora qua che gira. La vedo lì ogni tanto spuntare. Tra l'altro, passiamo un attimo i toni, che le urla degli zombie mi stanno assordando. Eccola lì. Non ci voleva sull'urlatrice, eh. Arrala lì. Muori. Forse l'abbiamo uccisa, forse. Ne sono del tutto sicuro.
Ma forse l'abbiamo sistemata. E meno male che avevamo riparato la grata. 71.000, no, che la grata dovrebbe resistere. Anche quello poteva essere un bel problema. Il problema è che qua sono tantissimi ancora. Ok, la notte, la notte, la notte. Facciamolo cadere che sta scassando tutto da lì. Non so perché non lo riuscivo a colpire. Però sento ancora moltissimi suoni. Non vorrei che sotto di noi ci sia un super comitato. Mamma mia, quanti ne hanno fatti arrivare. E aggiungerei, meno male che avevamo la mazza da baseball. Meno male. Abbiamo fatto sfida mazza agli zombie, sono contento. Tra l'altro siamo saliti anche di livello, ci credo, con tutti sti zombacci che arrivano. Questa l'abbiamo sistemata. Quella lì si incastra, non va. Qua. C'è ancora qualcuno, forse è l'ultimo questo? Non credo. Sono sfondato, vabbè. Siamo sopravvissuti anche a questa. Direi di andare qua a prendere un paio di mattoncini di questo tipo, di questi. Così ripariamo completamente le grate qua. Il tizio lì sta pure lì, che tanto qua sistemiamo. Adesso poi prossimamente dobbiamo procurarci la chiave, quella per prendere la roba, i materiali meccanici, così andiamo a depredarli dai lampioni. Caduto. C'ho sete. Beviamo l'acquetta. Diciamo così viene. Ok, sistemato. Ricco di imprevisti. Siamo arrivati a 500, ragazzi. Numero tondo. 500 zombie, modalità folle. Mamma mia. Abbiamo rischiato tantissimo. Ok. Andiamo a vedere se c'è anche l'ultimo stronzetto di sotto. No, non c'è nessuno. Qui direi che per comodità noi adesso rifacciamo tutto. Tanto di legno ne abbiamo preso un bel po', almeno non ce li troviamo dentro all'improvviso. Non vorremmo avere brutte sorprese. Poi comunque, almeno se si devono incazzare, attaccano magari qua sotto e lasciano in pace
la scaletta, che qua vedo che l'hanno martoriata per pendere. Chissà, addirittura l'hanno distrutta. Vabbè, la rifacciamo, non è un problema. C'è la scaletta qui, vediamo. No, che qua l'avevamo appena riparata. Niente, con questa parte bassa si vede che li turba. So, magari sono semplicemente il fatto che c'è sti paletti che rompono le scatole. Adesso li proviamo a levare. Li ci mettiamo alle scalette e vediamo se era questo che li faceva arrabbiare. Alle volte anche un solo paletto fa la differenza. Non dovrebbe farla perché comunque potevano salire dal secondo, però già che abbiamo le risorse facciamolo. Andiamo a prendere il premiello che finalmente riceveremo in dono la sacra bici. Ale, tanto sacra bici ale. Qua il tempo sempre dei migliori, mai una giornata di sole per la nostra povera Gina, selvaggina che già deve sopravvivere all'invasione zombie. Anche le 250 pietre non sono male, ma penso che ci prenderemo i fucili. La bicicletta, le... Qua sempre buggato sulle provviste, vabbè. Allora, riscattiamo anche questi. Vediamo se ci dà qualche altra bella. Altri 300 colpi li prendiamo. Cioè, 150 colpi li prendiamo volentieri. Qua il tizio è buggato. Adesso vi taglio sto pezzo. Faccio solo che uscire e rientrare. Così si dovrebbe sbuggare. E così proviamo a fare una missione di livello 3. Qua abbiamo la nostra biciclettina rossa fiammeggiante. Ma a tra poco. E rieccoci qua, signore e signore, o signore e signori. Torniamo dal nostro Ciccio Pancrazio, vediamo se entrare e riuscire ha funzionato. Dovrebbe averlo fatto perché qualche lavoro, sì, guardate qua. Missione livello 100 call. Recupero barra eliminazione o eliminazione? No, no, facciamo solo eliminazioni nelle cripte, dai, ci piace. Andiamo a bonificare le cripte. Che tra l'altro, se non mi ricordo male, le cripte le abbiamo già bonificate. Quindi un minimo le conosciamo. Ma lì c'è un simpatico zombie che ci insegue, ma noi siamo sulla bici, siamo sulla bici, papà vero. Non ti preoccupare, t'ammazziamo lo stesso, signorina. Morta per lo spuntrone. Così. Ci siamo dimenticati di rimettere le scalette, che se ci avessimo una fuga improvvisa non riuscivamo a scappare. Ok. Prendiamo la roba, vediamo se qua se le piantine adesso sono pronte. No, sempre in crescita. Mannaggia. Poco male. Niente qua. Siamo caduti. Allora. C'è sta roba qua, questi li mettiamo qua. Proiettili li lasciamo qua, tanto fucile a pompa, dubito che lo utilizzeremo. Questi li lascio momentaneamente lì. Vediamo un attimo. Ferro e questo. C'è a ripartire anche la fornace che... Non ha senso lasciarla spenta. 8 minuti penso che bastino. Lì per i fu nostri funghetti stanno iniziando a crescere. Bene, 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 bene. La casa sta iniziando ad avere tutto un po' di significato.
nostri spuntoni belli. Guarda lì. Finalmente abbiamo una missione di livello 2, ci va da anche vicina senza andare a 20.000 leghe di distanza. Ottimo. Andiamo qua. Posiziona la nostra bici qua. Ho paura che il totem sparirà, ma non è un problema loro. No, non è manco sparito, quindi. Ottimo. Ripuliamo il tutto, rimettiamoci la forma più consona. Qua, ok, non si è riparato. Vabbè. Allora, triggeriamoli. Facciamo uscire. Tanto dovrebbero essere solo in due. Almeno per ora. Mamma mia, che mazzata! Guardate qui che performance, la nuova mazza. Tra l'altro, se non sbaglio, l'abbiamo. Potremmo prenderla anche di livello 3, forse. Magari un po' più di blocchi ce li facciamo. Visto che potrebbero servire qui. La verga d'oro poi la prendiamo in un secondo tempo. Triggeriamo prima tutti. Sembra strano che non ci sia nessuno. Preghiamo fedeli, fratelli, sorelle. Eccolo lì. Abbiamo triggerato, ci facciamo inseguire. Ormai abbiamo una certa dimestichezza. Mamma mia. One shottato, grande mazza. La mazza che ammazza. O ammazza che mazza. Dai, ci proviamo. Caduta a terra. Sì, siamo riusciti a sistemarla senza nemmeno il totem questo. Tre mazzate ben piazzate. E passa la paura qua. Leviamo anche cespuglietti. No, li leviamo solo perché so che qua dietro ogni tanto si annidano. Appunto, sti bei loot. Li vorrei prendere tutti. Ecco, tipo la borsa sportiva. No, niente, la pannocchia. Vabbè, pannocchia potevamo anche evitare qua. Ci leggiamo. Pistola Advisor. Abbiamo altro ferro. Qui è vuoto. Adesso inizia la critica. Ok, ci abbiamo anche il fucile, quindi male che vada, qualcuno lo chiudiamo lì fuori. Ok, sta iniziando ad arrivare. Vediamo, se sei solo te, magari ti uccidiamo. Ok. Direi che non è male come idea questa. Tanto di colpi un po' ne abbiamo. Potremmo anche provare ad aprire la porta, ma voi mi direte perché rischiamo? E giustamente non rischiamo. Tiriamo una bella spompazzata qua. Questi altri due li abbiamo uccisi. Le torce poi le prendiamo al ritorno. Non vi preoccupate. Torce poi le prendiamo. Qui c'è qualcuno. Ok, ce n'è uno qua. Vediamo se riusciamo a tirargli una mazzata. No, volevo saltare giù, ma mi sono incastrato solo che nell'affare. Vediamo se arriva. Però dai, Ciccio, ti stavo aspettando. Come fai a girare l'angolo e prendermi senza nemmeno vedermi? Vabbè. C'abbiamo lo zombie che fa le predict, ragazzi. Abbiamo lo zombie che predice il futuro. Io
Vede, prevedo. E sto ce la siamo gestiti decisamente bene, perché abbiamo fatto doppio swing sulla testa. Qui vediamo se ne arriva qualcun altro. Se no qua direi che ci mettiamo a fare tiro al cecchino, tanto se è chiuso, perché rischiarcela? Parlo lì. T'ho visto. Facciamo così, tanto la porta è chiusa. Se poi nel caso corriamo di sopra. Ma forse li riusciamo ad uccidere prima che spacchino tutto. Ok, uno è andato. Qua abbiamo missato palesemente il colpo. Più calma, più calma. Ok. Si è andato. E sta andato. Sta andato. Stiamo facendo dei bei headshot. Questo. Facciamo così, scusa, facciamo prima, già che ha sfondato, così non sprechiamo manco colpi. Ah, però il nostro radar dice che ce n'è ancora uno qua. Io però, signori, non lo vedo. Ah, è arrivato. Ha sfondato direttamente il muro, ma missione completata, signore e signori, la portiamo a casa. Grande successo, signore e signori. Grande successo per Gina Selvaggina che porta a casa la pellaccia. Senza nemmeno sparare troppi colpi, ma chi se ne frega se li abbiamo sparati, va benissimo così. Siamo in sovraccarico, non è un problema, tanto adesso poi leggiamo tutti i libretti. Grande successo per Gina. Vai, 1, 2, 3, 4. Qui. Finalmente cambiamo il nostro pugnale. Facciamo modifica. Dai, ci mettiamo anche doppia modifica, così abbiamo pugnale seghettato. Miracle Blade, taglia che è perfetto. Sedile sfracassiamo che diventano altre risorse. E ottimo così, va che vai bene, signori e signori, l'abbiamo portata a casa. Allora, ci portiamo a casa anche le torce, che non si spreca niente. Ce le portiamo a casa le torce, ce le appendiamo, ci facciamo il nostro totem di torce. E voilà, mission complete, la nostra prima missione di livello 2. E siamo anche sopravvissuti alla mini orda, quindi si impenna. Si festeggia. Su una ruota, Gina. Niente. Ah, per impennare se vi interessa si impenna col tasto C. Tasto C se lo spammate vi fa impennare, che è una cosa fondamentale che non ho mai detto nei tutorial. Chiedo venia, chiedo umilmente perdono per non aver specificato sta cosa che è essenziale per il gameplay. Perché vuoi mettere la danza della vittoria? Lasciamo la bici fuori. Vediamo, magari riusciamo a prendere anche un'altra missione, visto che tanto. Questo cos'è? Agli avvoltoi. Si incontrano o sono attirati da ferite feriti o morenti. Infliggi 10 di danno in più. Mi sa che potrei farci un pensierino. Tanto, colpi del pompa adesso un bel po' ne abbiamo. Gli avvoltoi sono parecchio fetenti. Non lo so, sono parecchio indeciso se prendere anche i colpi di 762. No, dai, prendiamo. Al pompa qua
C'è un recupero barra eliminazione, se no un recupero. Dai, facciamo un recupero. Questo qui dovrebbe essere abbastanza rapido da fare. Tra l'altro ci ha dato solo 500 monetine. Ma meglio che uno sputo in un occhio, come diceva quello là. Facciamo dietro front. Andiamo a casuccia. E direi che per oggi abbiamo avuto abbastanza emozioni, visto che siamo sopravvissuti all'invasione della cosa. Abbiamo fatto anche la nostra prima missione di livello 2. Direi che per oggi abbiamo avuto abbastanza emozioni. Posiamo giusto sta roba. Facciamo un riepilogo. Ci abbiamo 61 colpi per la pistola e, mamma mia, per il pompa ne abbiamo un bel po'. Meno male, che così quando poi sbloccheremo le altre armi le sfrutteremo a più non posso. Qua lasciamo anche sta roba qui. Le frecce. Sta roba la butterei quasi via, sono sincero. Vabbè. Le pesche sciroppate le mettiamo qua e niente, poi vabbè, dovrò fare altre casse, ma non è un problema. Da Gina è tutto e alla prossima. Sento dei rumori nefasti. Oh, forse c'è qualche zombie sotto di noi. No, non è sotto di noi, è letteralmente al nostro piano, ma lo uccidiamo la prossima volta. Alla prossima, signore e signori. Ciao!